Per 3 settimane migliaia di dipendenti e di passeggeri hanno respirato probabilmente sostanze tossiche senza neanche saperlo. E di chi è la responsabilità di tutto questo? Chi ha deciso di riaprire l'aeroporto anche in condizioni non sicure? Per questo noi abbiamo depositato un esposto. ADR, ENAC, il Ministro dei Trasporti, il Ministro della Salute, dove erano? Chi ha preso queste decisioni scellerate sulla pelle di lavoratori e passeggeri? Io credo che i lavoratori e le migliaia di persone che sono passate da Fiumicino hanno il diritto di sapere cosa hanno respirato e hanno il diritto di sapere perché nessuno li ha tutelati, perché questa è la verità. In un rimpallo di responsabilità tipicamente italiana e tipico di questa classe dirigente menefreghista, nessuno, e dico nessuno, ha pensato a tutelare la cosa più importante che abbiamo, la salute dei nostri concittadini. Come minimo un mea culpa e delle scuse da parte vostra a queste persone sarebbero dovute. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Polverini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie Ministro, la ringrazio anche se, come già è stato detto dalla collega del Movimento 5 Stelle, anche Forza Italia immaginava che l'informativa avvenisse in tempi più rapidi. Parliamo ormai del 7 di maggio, parliamo di una questione così importante non soltanto per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri che appunto utilizzano lo scalo di Fiumicino, ma una questione importante perché investe il primo scalo italiano. È definito dallo stesso governo di cui lei fa parte porta d'accesso nel nostro paese. Ancora più grave è quanto sta accadendo perché siamo nell'anno dell'Expo Milano 2015, siamo alla vigilia di un giubileo straordinario ed è evidente che il disservizio, oltre al danno provocato d'immagine al nostro paese, recherà sicuramente danno anche a queste due esposizioni internazionali. Io ho, come dire, osservato da cittadina, come tutti credo gli italiani, ma come i tanti passeggeri che guardano appunto al nostro paese con attenzione, quanto è accaduto il 7 di maggio. Io vorrei fare un passo indietro rispetto ai problemi di salute che pure lei adesso in qualche modo ci ha esplicitato e sono stati già in qualche modo attenzionati dai colleghi che mi hanno preceduto. Io mi domando, ma è possibile che in un aeroporto internazionale, dico in un aeroporto, se è vero, come abbiamo avuto modo di leggere, che questo è stato provocato da un condizionatore, è possibile che l'impianto antincendio non abbia, consentitemi questo termine, affogato Roma? Io dico innanzitutto che la magistratura deve fare chiarezza su questo punto, prima ancora che sui danni alla salute dei lavoratori e dei passeggeri e anche a quelle informazioni che sono arrivate, evidentemente poi smentite dall'Istituto Superiore di Sanità, che non fuga i dubbi che appunto erano stati sollevati. Quindi secondo me questo è il primo vero punto sul quale l'attenzione del governo si doveva concentrare. Io ho ascoltato con grande attenzione, ho preso appunti anche rispetto alle sue indicazioni, ma tutto ciò che lei ci ha detto purtroppo, come spesso ultimamente accade, lo avevamo letto dai giornali. Non ho inteso capire da lei quale ruolo vuole giocare veramente il governo in questa partita? Perché sarà pur vero che ADR è una società privata, ma io so, come lo sa lei, che siedono anche in quel consiglio di amministrazione rappresentanti delle istituzioni del territorio, del Comune di Roma, del Comune di Fiumicino, della Regione Lazio, quindi tutti a guida del Partito Democratico. E quindi mi domando, il governo e le istituzioni del territorio, che cosa intendono fare per ridare quanto nel minor tempo possibile la tranquillità a quei lavoratori che operano quotidianamente a Fiumicino, a quei passeggeri che ci passano continuamente e anche appunto al nostro paese. Io questo non l'ho sentito e le dico anche che sono molto preoccupata per gli aspetti occupazionali, perché lei lo sa come lo so io, è stata già recapitata a tutte le istituzioni del territorio, alle organizzazioni dei lavoratori, una lettera di richiesta di stato di crisi da parte dell'associazione alla quale aderiscono tutte le società di handling. Lei lo sa
che i servizi aeroportuali, naturalmente con un aeroporto che lavora al 60%, sono fortemente diminuiti, soprattutto la stagione estiva è alle porte e queste aziende non sono in grado di mettere in campo un piano industriale che possa far garantire quei livelli occupazionali. Quindi, Ministro Del Rio, io la ringrazio, la conosco come persona seria e quindi mi aspetto da lei e dai rappresentanti delle istituzioni del territorio che ci dicano con certezza qual è il livello di sicurezza nel quale possono operare i lavoratori, qual è il livello di sicurezza per i passeggeri che arrivano all'aeroporto di Fiumicino. Ci auguriamo di venire a conoscenza della verità, ma questo naturalmente non da lei, da parte della magistratura, e speriamo che di qui a breve possa dirci quando il nostro aeroporto potrà tornare alla completa efficienza. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Piso. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie Ministro per essere venuti e peraltro vorrei ricordare a tutti i colleghi che il Ministro viene quando chiaramente c'è richiesta da parte del Parlamento, se no insomma, il Ministro non è che viene qui a raccontare barzellette e a perdere tempo. Arriviamo subito ai fatti. Allora, diciamo subito che la notizia che entro stasera doveva riaprire il molo D del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, riportando lo scalo romano verso la normalità, subito smentita nei fatti dalla necessità di effettuare le operazioni di bonifica del sito e che richiederanno qualche settimana, fotografano in maniera esemplare la confusione gestionale di comunicazione che purtroppo ha caratterizzato tutta questa vicenda. Detto questo, veniamo agli interrogativi che l'incidente accaduto fra il 6 e il 7 maggio scorso ha posto e che, al di là dell'ovvia impossibilità di evitarli per il passato, pongono l'obbligo di una serie di riflessioni ed azioni necessarie per il futuro. Un futuro che, come cercheremo di evidenziare, ha un peso notevole per l'intero sistema Paese. Uno, come è potuto accadere, se di incidente si è trattato, perché su questo peraltro